Voi sapete che la legge prevede che prima di 10 anni dalla morte, salvo che in casi eccezionali, non si può intestare a una persona che non c'è più un parco o una strada. Quindi questo è stato un caso eccezionale. E io ho voluto fortemente che fosse un caso eccezionale perché lo meritava Ciro, lo merita Ciro, lo merita la famiglia, Antonella, il papà Giovanni, il fratello Pasquale, la comunità di Scampia, la città di Napoli. 3 anni fa morì a Roma Ciro Esposito, il ragazzo napoletano ferito da un proiettile durante gli scontri che precedettero la finale di Coppa Italia di calcio fra Napoli e Fiorentina. Questa mattina, per decisione del comune di Napoli, la villa comunale di Scampia ha preso il nome di Ciro Esposito. Forse per anni e anni, quando io non ci sarò più, verranno bambini che diranno: mamma, papà, chi è questo Ciro Esposito? Sicuramente non avrei voluto l'intestazione di questo parco, avrei voluto mio figlio al mio fianco. Però purtroppo è successo e la cosa molto bella che è stata fortemente voluta dal comune e dalla municipalità. Veramente c'è stata una sinergia di volontà per intestare questa villa a un ragazzo che per amore ha perso la vita. L'amore della vita, l'amore per la squadra, l'amore per la propria città. Quindi l'onore di poter vivere questa villa comunale con l'intestazione di Ciro Esposito, dove verranno i bambini, le mamme, i ragazzi a correre, dove la vita continua. Quindi anche in questo io dico: Ciro continua a vivere. Abbiamo voluto che questa villa portasse il nome di Ciro Esposito. Questa intitolazione è per noi il modo più forte per rendere la memoria qualcosa di concreto e soprattutto per ricordare l'innocenza e per ricordare il grande messaggio di impegno civile e di impegno collettivo che la famiglia poi ha intrapreso nella sua vita. Poi abbiamo rimesso a posto la storia. Ciro è vittima. Non è il carnefice, non è il responsabile perché si chiama Ciro Esposito, perché è di Scampia, perché è di Napoli e perché è tifoso del Napoli. Lui è vittima anche per tutto questo. Poi il parco, perché nel parco c'è vita, ci sono gli alberi, ci sono i fiori e dalla morte deve nascere nuova vita, sia per chi è credente sia per chi non lo è. Noi non dobbiamo solo ricordare con le lacrime Ciro, ma dobbiamo impegnarci perché quel suo sacrificio non sia vano, perché non accada più. E poi un ringraziamento a questa famiglia eccezionale, soprattutto alla mamma Antonella, che ha chiesto sempre verità e giustizia, addirittura perdono e sempre amore. Io credo che dalla famiglia Esposito, da Scampia, da Napoli, viene veramente un grandissimo senso civico e una grande cultura dell'amore. Quindi è una bella pagina di Napoli in un giorno anche triste, perché ricordiamo un ragazzo di 30 anni che voleva vivere, che amava Napoli, amava il Napoli, voleva una famiglia, non c'è più, ma Napoli lo ricorda con le lacrime, ma anche col sorriso e con la forza e la potenza dell'amore di questa città.